Allora, Matteo, un sorriso grande così anche perché insomma è una vittoria importante e poi dal punto di vista personale, no? Per te che sei faentino o comunque cresciuto nel vivaio del Cesena, bella soddisfazione. Sì, sicuramente è stata una bella soddisfazione vincere a Cesena, ma sono più contento per i 3 punti che abbiamo portato a casa su un campo veramente difficile, davanti a una tifoseria così impressionante, no? Che è venuta fino a Cesena per sostenerci, ma già da sabato abbiamo visto il loro sostegno al campo d'allenamento a Capovilla, è stato veramente da brividi, ecco. E sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale anche nella vittoria, ecco, ci hanno sostenuto tutta la partita e abbiamo ricambiato con una grande vittoria, ecco. Partita che poi è andata benissimo, nella prima fase c'è stata anche una parata importante tua per mantenere il risultato e indirizzare il Sì, corso. dai, loro comunque sapevamo che dopo anche il cambio d'allenatore è andata anche una svolta al loro campionato, giocavano, li ho visti molto meglio rispetto all'andata, ecco, molto più propositivi, hanno fatto degli innesti importanti come l'attaccante, sei terzini, quindi una squadra di qualità, poi non è mai facile andare a giocare a Cesena, sai, stadio comunque importante. E comunque sono contento di aver dato il mio contributo in quel determinato momento della partita, ecco, che in fin dei conti è stata una parata, sì, importante, che poi ci ha permesso di passare in vantaggio a fine primo tempo, ecco, e affrontare anche il resto della partita con un pochino più di serenità, Poi siete stati bravi, comunque, che dopo quel periodo iniziale abbiamo iniziato a giocare. Anche se abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, ecco. E poi gli abbiamo dato, tra virgolette, il colpo finale, cioè nel loro miglior momento, secondo me, del secondo tempo, siamo riusciti a trovare il secondo gol e poi anche il terzo, ecco, peccato per il rigore che a mio avviso non c'era, però peccato. Senti, quanto ti dispiace adesso che ci sia questa. Voi avreste preferito giocare con questa sosta, rinviata che la partita che era considerata un po' la partita clou, quella con la Reggiana, che arriverà poi a 2 giornate dalla fine del campionato. Ma adesso tanto che si gioca prima o che si gioca dopo, poco cambia. Anzi, cioè, come abbiamo tutte le partite ravvicinate, avremo tutte le partite ravvicinate, ce Esatto. l'avranno anche gli altri. Quindi, sì, era una partita che non è, sì, era importante, però non è che sì, uno vince, non cambiava, sì, cambiava relativamente, ecco. Perché il campionato manca ancora 11 giornate, Sì. quindi è ancora lungo. Sì, era, sai, giocare lunedì sera, sai, in uno stadio anche lì, bello stadio, bel campo, sicuramente due tifoserie gemellate, se non sbaglio, quindi ci sarebbe stato un clima veramente eccezionale, ecco. Quindi dai, la giocheremo Sì, 2 giornate dalla a due fine. giornate dalla fine. Tanto arriviamoci nel miglior modo possibile, ecco. Senti, questi rinvii hanno creato una situazione un po' particolare nel calendario. Adesso, quando riprenderai il campionato, nelle prossime 5 partite ne avrete 4 in casa. E considerato anche il terreno del Menti, è un vantaggio o uno svantaggio? Il terreno del Menti, adesso so che ci stanno lavorando in continuazione per renderlo sempre migliore, ecco. Poi dopo sta a noi là in campo, cioè, alla fine sì, giochi, però alla fine non è che guardi, tu pensi dai, a buttarla dentro, dai, non è che pensi al campo, pensi. Saranno comunque partite di fronte al pubblico Sì, dirigente, insomma. sicuramente, dai, davanti al nostro pubblico avremo ancora più spinta, avremo avremo anche motivo per fare ancora meglio, ecco, magari migliorare quelle prestazioni che nell'ultimo periodo sono forse leggermente calate, non mancate, forse un pelino calate, però che ci sono sempre state, ecco. In casa, dai, speriamo di dare queste partite grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, ecco.
Senti, da un punto di vista prettamente numerico, credo sia senza dubbio la tua miglior stagione se uno guarda solo il dato dei gol subiti, no? Però comunque insomma è quella in cui la difesa sta, la fase difensiva, allora diciamo la giusta, sta rendendo perfettamente. Che cosa c'è di più in questa squadra qui che le consente di prendere così pochi gol? C'è, diciamo, il mister si incavola parecchio quando subiamo gol e quindi ci trasmette questa cattiveria, no? Cioè, di non volerlo prendere, ecco, perché siamo una squadra forte, quindi già se non prendi gol, noi con gli attaccanti che abbiamo, centrocampisti, comunque siamo una cooperativa, no? Un po' del gol, quindi un gol lo troviamo, ecco, in qualche modo. Quindi è già una buona base, Chi è ovviamente potresti essere tu o tutti insieme che urla di più in campo in questo senso, che richiama di più i compagni, lo fai tu, lo fa Cappelletti, Vadel. Chi è il più bene o attivo, tra male, virgolette? sì, beh, Cappelletti urla, urla, sì, ma sono urli in senso Sì, no, positivo, ecco, certo, cioè per richiamare i incoraggiare compagni. sempre, per tenere alta la tensione. Quindi bene o male, dai, siamo tutti leader in campo, quindi ognuno dà il suo contributo, ecco. Senti, finora in questo campionato, tu sei stato chiamato in causa anche relativamente poco. C'è una parata che ti ricordi con particolare piacere, pensando, non so, qui sono stato veramente bravo, e d'altra parte c'è magari anche un qualcosa, un errore che hai fatto che dici non voglio più commettere un errore del genere relativo a questo campionato. Parate quest'anno che ce ne sono state diverse, ci sono state parate belle e parate importanti, secondo me. Parate importanti sono state magari quelle di Bolzano, che hanno permesso di mantenere anche la porta inviolata. Parate belle, cos'è che c'è stato? Parata bella, poi dipende, ci sono le parate belle, che possono essere belle per me, ma possono essere spettacolari invece, altre spettacolari per gli altri, che sai, ci sono quei portieri scenografici che fanno il volo quando magari non serve, ecco. Quindi belle, è stata quella con il Pesaro l'andata, secondo me è stata una parata difficile che è deviata contro il palo. Poi anche quando è stato anche con anche quelle con il Sudtirol comunque non sono state facili, ecco. Però diciamo che non è che io sono un portiere che fa il volo Il pubblico. per il pubblico, ecco. Diciamo che vado più al sodo, ecco, se non c'è bisogno. Ecco, questo qui è come la penso io. Senti, voi siete una categoria di gente che si deve spostare per forza, voglio dire, nel senso tipicamente fra trasferte, casa, andare dalla famiglia. Con questa emergenza che si sente in giro, eccetera, ne parlate? È una cosa che vi sta toccando o siete abbastanza tranquilli? Sì, se ne parla, però io penso che bisogna veramente capire, bisogna essere veramente, bisogna informarsi, secondo me, sui fatti. E se uno ascolta solo la TV, ascolta, legge i giornali, pensa, cavolo, la fine del mondo. Però se uno si va realmente a informare su quali sono gli infetti, quali sono, dove sono, capisce che la percentuale è minima, penso sia veramente poco più di un'influenza, ecco. Poi dopo Il concetto della società ad entrarci, mi interessava se siete comunque tranquilli, insomma, il fatto di sì, essere una categoria che vi cioè sposta io, non cioè io mi sento respirate tranquillo, ecco, mi apprensione, sento tranquillo, ecco. abbiamo uno staff anche medico che ci ha informato bene su cosa fare, come comportarsi, sulle norme da attuare, però dopo sai com'è.
Tornando al calcio, si ripartirà con il derby. E nei primi 20 minuti all'andata l'Arzignano vi aveva anche messo in difficoltà. Sì, una squadra che anche loro si sono rinforzati, stanno cercando di ottenere la salvezza, ecco, di ottenere punti salvezza. Sono una squadra rognosa, davanti magari sono bravi, magari concedono qualcosina dietro. Sarà una partita difficile perché loro naturalmente cercheranno di portare a casa un punto, daranno tutto contro di noi. Non sarà facile, saranno magari gli episodi all'inizio a dare, cioè che possono indirizzare la partita, ecco, quindi bisogna prepararla con la massima attenzione. Senti, ne avevamo parlato a gennaio in fase di calciomercato, del tuo rinnovo del contratto, ci sono novità? Ma ne stiamo parlando, siamo fiduciosi, ecco.